vi dico una cosa, se io non sarei stato a Dachau, se io non avrei subito quelle cose che ho subito, no, stenterei a credere, sinceramente, però è verità. Da lì si entrava e si usciva solamente attraverso il cammino. Da lì si entrava e si usciva solamente attraverso il cammino. Nell'Auschwitz voi troverete tante cose che testimonieranno cosa succedeva in questi maledetti posti. Perciò questo è successo solamente sotto la dittatura. Hanno preparato dei giovani come voi a odiare, però è quello che noi deportati vi preghiamo e vi auguriamo, non prendetelo come odio, ma prendetelo come un dialogo fra voi da poter sviluppare, perché ricordatevi, se noi deportati avessimo acquisito un quarto di quell'odio che ci è stato dato, credo che saremmo diventati criminali come lo erano loro. Io volevo leggervi una lettera che ha scritto un ragazzo di 14 anni, un ragazzo ebreo, Caio, in un campo di concentramento. Miei cari genitori, se il cielo fosse carta e tutti i mari del mondo inchiostro, non potrei descrivervi le mie sofferenze e tutto ciò che vedo intorno a me. Il campo si trova in una radura. Sin dal mattino ci cacciano al lavoro nella foresta. I miei piedi sangrano perché ci hanno portato via le scarpe. Tutto il giorno lavoriamo quasi senza mangiare e la notte dormiamo sulla terra. Ci hanno portato via anche i nostri mantelli. Ogni notte soldati ubriachi vengono a picchiarci con bastoni di legno e il mio corpo è pieno di lividi, come un pezzo di legno bruciacchiato. Alle volte ci gettano qualche carota cruda, una barbabietola, ed è una vergogna. Ci si batte per averne un pezzetto e persino qualche foglia. L'altro giorno due ragazzi sono scappati. Allora ci hanno messo in fila e ogni quinto della fila veniva fucilato. Io non ero il quinto, ma so che non uscirò vivo di qui. Dico a tutti, cara mamma, caro papà, mie sorelle e miei fratelli, dico a tutti addio e piango. Caio non è più tornato dal campo. Abbiamo la sua lettera e così noi lo ricordiamo con la musica. Se il cielo fosse bianco di carta e tutti i mari neri d'inchiostro, non saprei dire a voi miei cari
cuore. Qual è il pianto, qual è il dolore? Qui in fondo a me si sveglia l'alba nel Livore. Sparsi per la foresta a tagliar legna seminudi, coi piedi torti e sanguinanti, ci hanno preso scarpe e mantelli. Bastonate, Franz ride e lancia una carota, e noi come larve affamate ci si contende unghie e denti. L'ultima foglia, due ragazzi sono fuggiti, ci hanno raccolti in un quadrato. Uno su cinque ha un fucilato, ma anche se io non è però ricordatevi una cosa, voi visiterete un campo che è stato liberato il 27 di gennaio, ma l'ultimo campo è stato liberato in maggio, ce ne sono stati di morti ancora. Ecco, questo voglio che voi ricordiate quando vedrete in questo campo. Perché vedrete certe cose che vi lasceranno un senso di ansietà. Son morto con altri cento, son morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento.
e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. E ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.